occulta, non la persona di Aldo Moro. La trattativa evidentemente è andata a buon fine perché nel 2015 noi ancora non abbiamo gli originali delle parti di memoriale che abbiamo e non abbiamo il memoriale nella sua interezza. Così è quando le cose sono così facili che si deve muovere tantissima gente, tutti i quotidiani e un sacco di persone per far passare un'altra versione dei fatti e farla passare con i film, con le fiction, con le ricostruzioni 3D, con gli insulti e le invettive. Non è stato menzionato il fatto che Sergio Flaminia adesso è un'istituzione riconosciuta, viene invitato a presentare il libro al Senato, viene invitato in Commissione Moro, però per molti anni gli è stato dato del pazzo, del visionario, del dietrologo, è stato oggetto di quella che poi Saviano ha voluto chiamare la macchina del fango, lo possiamo dire, no? Insomma, è stato proprio infamato. L'altra cosa che Flaminia con molto understatement allude, ma non dice con precisione, è che Flaminia si occupa del caso Moro praticamente da subito dopo la morte di Moro, è stato nelle commissioni parlamentari e poi come parlamentare per esempio aveva la possibilità di avere accesso nelle carceri, per cui lui ha avuto moltissimi colloqui privati con i brigatisti e Flaminia è stato il primo a dire guardate che c'era un quarto uomo, no? Nella gestione della prigionia, almeno un quarto uomo. Quarto uomo poi è venuto fuori tempo dopo, poi ha detto guardate che fate un'altra perquisizione del covo di via Montenevoso e lì trovò una fortissima opposizione da parte della magistratura, in particolare il magistrato Pomarici. Quando poi il quarto uomo c'era, viene fuori dopo, la perquisizione viene fatta dopo la caduta del muro di Berlino nel 90, le carte si trovano. Qualcuno ti ha chiesto scusa, questo magari ce lo racconti dopo, a me non risulta, però è molto interessante. Qui sfondiamo nell'evangelico, nei salmi, perché chiaramente chi dice la verità prima del tempo, in Italia molti sono stati eliminati, un'altra cosa molto efficace è seppellirli con rumore e farli passare per pazzi. Questa cosa è stata fatta a Sergio Flaminia. Il cuore di Patto di Omertà, questo libro, è una analisi della trave portante di questa ricostruzione ufficiale, che è la verità di Stato sul sequestro e l'omicidio più importante della storia dell'Italia repubblicana, che è il memoriale Morucci, l'ha detto prima Ilaria. Io guardate, quando ho preso questo libro, come sempre quando parlo con Sergio prendo i suoi libri, fa anche bene a chi si occupa di quel periodo storico perché ti dà una grossa lezione di umiltà, cioè lui è una di quelle persone enciclopediche che ti ricordano sempre quanta carta ancora hai da macinare prima di vagamente arrivare così. Io oltretutto mi ero concentrata su una strage neofascista per cui avevo un pochino perso il polso col caso Moro. Però in generale non è sapere comune, non è stato divulgato come memoriale Morucci Cavedon. Per chi non se lo ricordasse, Remigio Cavedon è stato vice direttore e poi direttore del Popolo, il quotidiano della Democrazia Cristiana. Cosa interessante, è stato anche però precedentemente consigliere personale di Mariano Rumor. Ora, Mariano Rumor, tra i leader della DC, ha l'interessante caratteristica di essere, io mi sono occupata di stregismo, era lui premier sia quando ci fu la strage di Piazza Fontana che quella di Piazza della Loggia, al che o era un Forrest Gump molto sfortunato oppure sicuramente una persona che si è portata nella tomba molte cose che non ha detto, non le ha dette in aula a Catanzaro nel 77, non le ha dette mai. Remigio Cavedon è stato consigliere di una figura di questo alto profilo. È lui a interloquire con Morucci, è dalla loro interlocuzione che viene fuori questo memoriale. E l'altra cosa che viene fuori, che è terribile e rivela una cosa tremenda, se noi abbiamo questa ricostruzione ufficiale, è anche grazie alla compiacenza, non voglio dire complicità perché non ho le prove che ci sia stata una complicità, può essere anche compiacenza da parte di alcuni magistrati, perché per fare carriera in alcuni casi è meglio essere compiacenti piuttosto che essere ficcanti nell'andare a indagare dove chiaramente premier, presidenti della Repubblica, figure di spicco, nonché vertici degli apparati di sicurezza da cui dipende la tua polizia giudiziaria non vogliono che tu vada a vedere. È
l'autorità giudiziaria a un certo punto si sente dire da Morucci che Morucci non sa dire esattamente quali parti del memoriale sono sue e quali no. Ecco, però il documento passa nella comunicazione esterna come il memoriale Morucci. E poi arrivano, e qui è veramente, è certosino il lavoro, perché i tempi sono importanti, si vede come arrivano le inserzioni a supporto delle dichiarazioni, delle narrazioni dei brigatisti che ancora non avevano dato la loro versione sul sequestro Mori. La figura di Moretti ha come sempre un interesse straordinario, anche perché lui fa una cosa che fa anche Andreotti, cioè lui certe cose non le dice alla magistratura, le dice alla stampa, le dice a Mosca e Rossanda. Perché lo fa Andreotti? Perché Andreotti è quello famosissimo che si rifà la virginità antifascista dichiarando che Giannettini era uomo del SID, lo dice a Caprara in un'intervista settimanale al Mondo nell'estate del 74, invece di dirlo alla magistratura, che ovviamente c'era D'Ambrosio, faceva l'anima sua, che cercava con SID di sapere qualcosa. È molto interessante anche questa gestione delle informazioni. Chiaramente, se tu non ti sbilanci con una dichiarazione all'autorità giudiziaria, hai mano libera per giocare con le informazioni. E questo vi dà un'idea di che cosa il libro offre. Il memoriale Morucci Cavedon, che è un documento che poi tramite Suor Teresilla, che ebbe rapporti, una religiosa che ebbe molti rapporti con i brigatisti, qui c'è quello che ha scritto la bravissima giornalista Anna Chiara Valle a riguardo di Chiesa e Terrorismo, che vi può spiegare chi è Suor Teresilla. Il memoriale a chi va? Al Presidente della Repubblica Cospia, riservatamente. Dopo un lasso di tempo ragionevole va anche alla magistratura, e all'interno della magistratura, grazie a Rosario Priore, giusto, e Imposimato, entrambi, diciamo che le ultime versioni dei fatti dati dai brigatisti che gestirono il sequestro Moro, questa ricostruzione ufficiale si consolida. Ora, nel libro trovate tutti i dettagli, però spero di essere riuscita a comunicarvi quanto questo libro è importante. Cioè, non è il canto del cigno dell'anziano Flamini, no, è proprio un libro che si preoccupa ed è, come dire, molto bello, perché è in coerenza con tutta una vita dedicata a una certa idea di servizio della cittadinanza e a una certa idea di funzione civilizzatrice della verità. No. E Flamini, percependo questo grande rumore di fondo, questa operazione di falsificazione, consegna un libro che le persone di buona volontà possono leggere, studiare, analizzare e diffondere, e questa cosa non ha prezzo. E lo fa oltretutto consegnandoci questa grande lezione di metodo. Qui siamo in un archivio. E l'ultima parola, forse, torna a quello che dicevo prima sulla grande lezione di umiltà che ho visto in memoriale Morucci Cavedone. Io non ne avevo idea, no? Per cui subito mi sono sentita, detto, cacchio, vedi? Cioè, guarda come non si sa, cioè, ti sembra di avere letto, di ricordarti, in realtà ti accorgi che in qualche misura, finché non hai dedicato tanti anni a un argomento, c'è proprio un passaggio in cui la conoscenza orecchiata più o meno diventa una conoscenza vera che poi puoi trasmettere a qualcun altro, e rispetto alla quale poi puoi aggiungere a tua volta dei tasselli di conoscenza. E la grande lezione che dà Sergio Flamini è che bisogna essere molto pazienti, perché oltre a essere incompleta la documentazione su quegli anni, non si dice mai che è oceanica. Cioè, già solo uno dice faccio una ricerca sul caso Moro, già solo si comincia a leggerti le sentenze e gli atti della prima commissione parlamentare, devi mettere in conto dei tempi molto lunghi. E questa è una cosa che in questo tempo così veloce non viene più presa sul serio, non viene più presa sul serio, ed è per quello che diventa grave l'operazione che fanno persone che hanno la possibilità di stampare e pubblicare libri, presentarli in sede ufficiali oppure divulgare notizie tramite testate che hanno una storia e sono accreditate, perché in questo tempo in cui c'è una documentazione oceanica, per cui anche le persone di buona volontà
anche un problema di soldi, oltre che di tempo, per i ricercatori, no? Chi fa questo lavoro lo sa, no? È per questo poi che noi cerchiamo da tanti anni di mettere online la documentazione che è pubblica e non presenta problemi, perché così in un periodo in cui i ricercatori hanno l'acqua alla gola e anche per i libri non ti danno quasi più una lira, almeno non devi spendere per le trasferte, no? Per andare a vedere le carte, no? E ti puoi guardare le sentenze, almeno la commissione Ramona, la commissione P2 a casa. Però questo libro è molto importante. Chiudo con una cosa su cui chiedo a Sergio di illustrare, non voglio farlo io. Questo libro chiude aprendo sullo scenario internazionale, che è lo scenario più disturbante di tutti, è lo scenario senza il quale il patto di omertà e il caso Moro non può essere capito. Il capitolo sui collegamenti internazionali è molto bello anche perché rispetto a tutta una vulgata, come dire, c'è stata una letteratura giornalistica negli anni 70 che rappresentava gli Stati Uniti come il babau, senza documentare, senza spiegare bene. La bellezza di questo capitolo, che poi è scritto da un ex senatore comunista, è che invece lui, sulla base dell'attività svolta da Moro in politica estera, oltre che interna, dei contatti che ebbe, delle cose che disse, della sua politica non solo nei confronti degli Stati Uniti ma anche sul Medio Oriente, disegna il grande quadro in cui si capisce perché non è peregrina l'ipotesi che non solo ovviamente la CIA, che non voleva i comunisti al governo, e l'hanno detto tutti, persino il buon Jimmy Carter, l'hanno detto in maniera più morbida, ma i comunisti non dovevano entrare nel governo. Però si capisce anche perché non è peregrino adombrare un coinvolgimento del Mossad. Questo punto.